Sì, grazie Presidente, grazie alle colleghe e ai colleghi qui presenti in aula. A differenza del collega che mi ha preceduto, io credo che tutti coloro che hanno partecipato alla stesura di questo provvedimento, da il governo, qui rappresentato dai sottosegretari, presidente di commissione, i nostri relatori, tutti i componenti delle commissioni, hanno fatto il possibile per rendere migliore e più agevole questo testo, che certo per Forza Italia non è il massimo, certamente, ma siamo, come sappiamo benissimo, in un governo di plurima maggioranza, fatta da tante forze politiche con diversi valori e diverse posizioni, che alla fine hanno trovato un buon compromesso. Ed è proprio per questo che Forza Italia ha dato la fiducia a Draghi e continuerà a darla e anche in questo provvedimento agirà in questo senso. Il disegno di legge che stiamo per votare è solo l'ultimo provvedimento urgente prodotto dal governo al fine di limitare il costante aumento dell'energia per famiglie ed imprese. Ai provvedimenti già approvati si aggiunge questo decreto e quello del 18 marzo, adesso in discussione al Senato, che riguarda più gli aspetti economici e tutti quelli umanitari della crisi prodotta dalla guerra in Ucraina. A marzo i rilievi dell'Istat sulle bollette per utenze domestiche ed imprese hanno certificato quello che ciascuno di noi, famiglie ed imprese, ogni giorno che apre una bolletta si rende conto, cioè l'aumento del 94% rispetto allo scorso anno delle bollette e quello dei carburanti pari a circa il 39%. Aumenti conseguenti prima da una crisi pandemica che tutti conosciamo, l'aumento delle materie prime, aggravato certamente da questa guerra alle porte che sicuramente non finirà qui le conseguenze economiche, soprattutto non abbiamo ancora visto gli effetti negativi delle necessarie, diciamo, contromisure e sanzioni decise in ambito europeo nei confronti della Russia. Mentre si programmava già un immediato, diciamo, boom economico che nei mesi, diciamo, di fine 2021 aveva fatto già i suoi effetti, purtroppo le condizioni geopolitiche, con una guerra che da circa 5 giorni è esplosa, con tutte le conseguenze economiche e umanitarie che sappiamo, anche lo stesso DEF non può che rivedere al ribasso il nostro PIL. In questo provvedimento, tornando allo specifico d'urgenza nuovamente, perché ormai sono oltre 2 anni che siamo in urgenza in questo Paese, vengono introdotte numerose disposizioni e ne voglio rammentare alcune fondamentali per Forza Italia. Vengono nuovamente annullate le aliquote relative agli oneri generali dal sistema per le utenze sia domestiche che aziendali, con riduzione al 5% dell'IVA anche nel secondo trimestre. Introduzione di un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta per tutte le imprese ad alto consumo di energia e gas. Si sono destinate risorse per il settore dell'autotrasporto, associazioni sportive e dilettantistiche, che sappiamo quanto necessitavano di questo provvedimento. Riconosciute anche ulteriori agevolazioni agli utenti domestici più svantaggiati, passando da un ISEE da un minimo di 8.000 a 12.000 euro. Inoltre, in questo ambito voglio sottolineare la previsione di uno stanziamento di specifico fondo per la decarbonizzazione e riconversione delle raffinerie esistenti in siti di bonifica di interesse nazionale, in seguito agli impegni presi da questo governo alla mozione Prestigiacomo dello scorso mese. Adottiamo misure per rafforzare la sicurezza di approvvigionamenti di gas naturale a prezzi contenuti, ottimizzando il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, aumentando il livello di estrazione nei siti già attivi, ma fermati da scellerate scelte politiche fatte negli ultimi 10 anni. Perché se ad oggi non siamo dipendenti dal punto di vista energetico in Italia, è anche e soprattutto causa di partiti politici che hanno negli anni bloccato e detto no a tutti gli impianti di qualsiasi tipo, cosa che non ha fatto certamente Forza Italia e che sempre ha rilevato la loro importanza. Questo è stato rivisto anche in questo provvedimento da Forza Italia, migliorando e in alcuni casi, per fortuna dico, superando le scellerate indicazioni di buona parte del PiTESAI. Molto importante in questo provvedimento sono le ulteriori semplificazioni in materia dello sviluppo delle energie rinnovabili, anche della geotermia, presente unicamente nella mia Toscana, che non impatta e rende molto attivo le fonti.
snellimento delle procedure per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, grazie all'approvazione di emendamenti, di cui una mia prima firma, facendoli rientrare tra gli interventi di manutenzione ordinaria, quindi non subordinati ai pareri di altri enti, cosa fondamentale per la semplificazione che famiglie e imprese da troppo tempo ci chiedevano. Sempre grazie a Forza Italia, in questa disposizione si sono fatti rientrare anche i compressori sciistici, che ultimamente erano soggetti a contenziosi e grazie a questo emendamento non lo sarà più. Anche per il settore delle imprese e delle costruzioni, Forza Italia, con emendamenti a mia prima firma, ha approvato una momentanea deroga alle norme vigenti per i cementifici, al fine di contribuire i costi energetici insostenibili, con l'obiettivo di agevolare l'operazione di recupero di rifiuti per il loro utilizzo come combustione per produzione di energia. Come dovrebbe essere anche per tutte quelle frazioni residue di rifiuti che non troveranno altra collocazione che in discarica. E visto l'importanza della semplificazione delle procedure che sono regionali ma dovrebbero diventare nazionali per la realizzazione di termovalorizzatori in tutto il Paese. Anche qui, perché dobbiamo trovare sempre dei compromessi, e proprio per questo, come Forza Italia, prima mia firma, abbiamo presentato un ordine del giorno che spero venga accolto dal Governo con impegno formale, perché questo è un altro modo per produrre energia, risolvere il problema dei rifiuti che dovrebbero invece andare in discarica e chiudere il ciclo dei rifiuti per quanto riguarda l'economia circolare. Infine, il tema che maggiormente ha impegnato la Commissione, che è stato quello del superbonus 110%, fondamentale sia per l'economia nazionale che per la transizione energetica. Condiviso da tutti i gruppi di maggioranza, ecco, se, come ha detto il Presidente Napolitano, il Parlamento deve tornare centrale in questa azione, ecco, questo è il momento giusto, perché tutti i partiti di maggioranza, e non ho visto nemmeno opposizione da parte dei partiti di minoranza, hanno fatto emendamenti con richiesta unanime di proroga dei termini per le unifamiliari e la modifica della cessione del credito, che troppi frammenti e problematiche ha avuto negli ultimi 4 mesi, tanto da fermare anche i cantieri, sia per questo motivo, lo sappiamo, per la confusione normativa che si è verificato proprio in questa direzione, e negli ultimi mesi anche, come sappiamo benissimo, per la ripetitività ed elevato costo del materiale. Anche qui il Governo ha cercato di trovare un compromesso e di questo ne rendiamo atto. Non è anche qui il massimo di quello che Forza Italia avrebbe fatto se fosse in maggioranza assoluta, ma certamente siamo soddisfatti, anche se dobbiamo sicuramente trovare un miglioramento, ed è per questo che abbiamo tutti i gruppi di maggioranza insieme presentato un ordine del giorno, perché le imprese hanno bisogno di certezze, ed in accordo con tutti abbiamo presentato un ordine del giorno al fine di prorogare dal 30 giugno al 30 dicembre il 30% dei lavori sulle unifamiliari che sono ferme da tempo e che credo che non debbano essere minoritarie agli immobili in condominio. E contestualmente dobbiamo liberare la cessione del credito. Ecco, queste sono alcune, non tutte, lamento, le azioni fatte in questo provvedimento. Fondamentale, come abbiamo detto più volte, sono la diversificazione degli approvvigionamenti del gas, come l'accordo a cui plaudo, siglato ieri dal Premier con l'Algeria, come più volte richiesto anche da tutti noi. Indispensabile, come abbiamo detto più volte e ripetuto anche dal nostro Presidente Berlusconi e il coordinatore Tajani, un tetto europeo sul prezzo del gas. Questo sarà fondamentale. Ma anche fondamentale sarà in Italia mettere da parte tutte le ideologie che per troppi anni hanno bloccato questo mercato, che hanno dato delle problematiche forti alle aziende e di conseguenza alle famiglie, e andare verso quello che il governo Draghi, con il ministro Cingolani, con tutti, diciamo, i parlamentari di maggioranza, stanno andando, cioè verso un mix energetico, lasciando da parte l'ideologia e esaltando la scienza, la ricerca e trovando i modi migliori, perché quello che Forza Italia vuole, ed è il motivo per cui è entrato in un governo di larga maggioranza trasversale,
con Draghi Premier, che è quello di risolvere i problemi ai cittadini e alle imprese. Finché si farà questo, Forza Italia sarà in prima linea e anche in questa occasione, come ho detto all'inizio, darà la fiducia a questo provvedimento. Grazie.